Ciao a tutti, sono Fortunello, sono un cittadino di Borgo Sesia e un po' di tempo fa ho proposto tramite internet, tramite il social network Facebook, la realizzazione di queste bacheche in legno fatte da un artigiano valsesiano, e ripeto, fatte da un artigiano valsesiano perché è bello investire comunque sul territorio. Sono poste qui per il fabbisogno dei cittadini. È stata piazzata una qui in questa piazza Garibaldi, per intenderci, di fronte al Bar Italia. Un'altra è stata posta in piazza Cavour, di fronte alla Banca Popolare di San Paolo, vicino alla statua di bronzo del Mercoscuro, che è uno dei simboli di Borgo Sesia. È una bella soddisfazione perché l'amministrazione comunale ha aderito, ha preso in carico questa iniziativa, appunto, di un cittadino di Borgo Sesia. Spero che se ne faccia un buon uso e non un abuso, si utilizzi con il buon senso, e come in tutte le cose le esagerazioni non vanno mai bene. Questa è la seconda bacheca, uguale identica all'altra, fatta in legno in modo molto ottimo, dalle rifiniture, posta di fronte alla Banca San Paolo, appena dietro alla statua di bronzo del Mercoscuro, che appunto, come ho detto prima, è un simbolo di Borgo Sesia, posta in una zona abbastanza di passaggio. Anche questa spero che venga utilizzata con buon senso, che non vi sia un abuso, e via, speriamo che la gente colga l'occasione di utilizzarle, di vedere quello che verrà fisso, e via, speriamo in bene. Un saluto a tutti. Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto gli artigiani che l'hanno costruita, un bellissimo manufatto. Ringrazio la falegnameria Chiara di Borgo Sesia, ringrazio Paolo Tiramani, ringrazio il vice sindaco e il sindaco di Borgo Sesia, Gianluca Buonanno, Alice Freschi e tutta l'amministrazione, che hanno dato il loro benestare nel realizzarlo, nel commissionarlo. E beh, speriamo che porti un qualcosa in più, perché ritengo che queste bacheche qui siano uno strumento aggiuntivo a Borgo Sesia per quello che può essere il loro utilizzo da parte di tutti, e via. Adesso basterà soltanto inaugurarlo. Tra 2 o 3 giorni sarà la festa del papà, quindi magari ho pensato a un bigliettino di augurio ai papà valsesiani, quindi colgo anche l'occasione per fargli auguri a mio padre Giorgio e anche a mia mamma Giusi, del suo onomastico, e via, speriamo che sia un punto di riferimento fisso, visto che Borgo Sesia, magari le situazioni in cui si fa pubblicità sono un po' decentrate, qui mi sembra una zona bella di passaggio, poi adesso che è incominciata la primavera lo è ancora di più. Vedo che c'è molta gente che passeggia per Borgo Sesia, e via. Ringrazio tutti, ringrazio anche voi di Telemonte Rosa, che con i vostri servizi e i vostri reportage sempre impeccabili danno un contributo aggiunto alla nostra Valsesia. E nient'altro, ringrazio tutti, una bella soddisfazione. Vi saluto, ciao, grazie. E appiccico il primo. Ok. Vado, Sì. E voilà, inaugurazione fatta.